Quando è iniziata la sua collaborazione con Borna Radio? È diventata piuttosto recente. Un giorno a studio da me lui vide dei lavori di vecchissima data presentati da Sanguinetti per una mostra mascherata, credo nel 65, e mi suggerisse: ma perché non ripeschi un atteggiamento che sarà datato? Io non è che ci ricreda, però mi pare di poter veicolare un pensiero che era rimasto in sordina per anni. E questo mi fa abbastanza felice, perché trovo che è l'ennesima possibilità di riproporsi una chiave che è insueta per la mia programmazione. Un giorno venne in studio da lei quando? La data? Circonda? Ti ricordi? Ma io ho smemorizzato le date perché mi conviene tantissimo. Ma sarà... Due anni? Sarà, no, sarà un anno oggi. Ah, più o meno. Quindi... Sì, non più di un anno. Molto recente. Sì, è fresca, insomma. Siamo due semivergini. Soddisfatto naturalmente. Tantissimo, perché secondo me Fornaresi è un nuovo gusto, avendo scelto me logicamente, quindi molto grazie. E questo tuo ultimo lavoro, un po' particolare rispetto agli altri, no? Con un intervento tuo che personalizza tutto, come ti trovi? Lo senti tuo oppure non ne sei molto convinto? Lo sento mio fin quando non viene acquisito da un amatore. No, lo sento mio perché, ripeto, ho trovato un sistema di realizzazione che forse ho smarrito nel percorso. Ma... Quindi certo lo sento mio. Voglio ripropormi questa chiave di paesaggio artificiale, per cui mi sento realizzato. Ma anche il lavoro che hai alle tue spalle, io mi riferivo a questo. Sì, soprattutto a questo. Sì. Quindi interventi differenti. E pensi che continuerai oppure cambi presto? Ci sarà richiesta. Continuerò, sì. Ti vendi. A sottendere la richiesta. Sì. Ti vendi al miglior offerente. Ma il mercato è la più bella invenzione del mondo. È l'unico rapporto civile tra le persone. Io do una cosa a te, tu dai una cosa a me. Questo è un rapporto molto ingenuo. Il resto è finto, il resto è formale. Per chi lavori? Per te stesso, per il pubblico, per il mercato? Ma inizialmente, quando ero romantico, lavoravo per me stesso. Quando ho operato lo scollamento e mi dichiarai romantico, lavoro per l'altro. Infatti i miei lavori, quelli redatti ieri l'altro, non mi interessano più. Sono intrigato ai lavori che saprò redigere domani, da domani in avanti. Da quando sei diventato romantico? Con che lavori? Il percorso mi ha insegnato, mi ha reso dotto che se non c'è quell'ette di ironia che poi sottende questo scollamento di una certa realtà, vuol dire che devo stare nelle corde che tipicizzano l'immagonamento e quella spanna propositiva ti aiuta ad uscire da una situazione che è poi quella della mediocrità, senza risvolti, senza leggere un domani. Ripeto e concluderei dicendo che io sono innamorato del lavoro che farò domani. Quello che ho fatto sino ad oggi mi interessa in qualche misura, ma non più di tanto, e sono convinto che domani troverò un segno che mi qualifica o mi riqualifica.